Buongiorno, si accomodi signor Iacovacci. Ecco, Antonio, per favore i testi voltati verso di me, quindi verso di noi, diciamo. Sì, magari io non proprio d'accordo. Vuole cortesemente rispondere alle domande del pubblico ministero? Signor Iacovacci, vuole spiegare alla Corte qual è la sua professione? Sono un poliziotto. Dove lavora ora? Attualmente all'ospedale militare. Prima dell'ospedale militare dove lavorava? Ho fatto servizio per 11 anni all'ufficio di IGOS di Firenze. Ci vuol dire in che anni, da quando a quando? Dal 1980 al 1991. In questo lasso di tempo ha mai fatto parte della squadra costituita appositamente per le indagini sul mostro? No. Lei mai? Lei però ha steso, le chiedo se è vero, una relazione in data 10 settembre 85, diretta ai suoi superiori, è vero? Sì, questo è vero. Lei fece una relazione il 10 settembre 85 ai suoi superiori della Digos? Sì, al dirigente, indirizzato al dirigente e per conoscenza all'allora dirigente della squadra mobile. E come mai? Cosa aveva visto? Cosa era successo? Cosa la indusse a scrivere questa relazione? Mi indusse l'omicidio, il duplice omicidio che era avvenuto agli Scopeti. Perché lei aveva visto qualcosa? Sì, era stato lì la mattina, il sabato mattina, quindi essendo il 10 che era martedì, lunedì 9, domenica 8, il 7, sabato mattina... Sabato 7 settembre verso le 10:30, credo. Cosa aveva fatto verso le 10:30? Verso le 10:30 stavo andando a San Casciano. Come? Con la mia macchina. Era solo? Sì, ero solo in macchina. Andava a San Casciano per motivi del suo servizio? No, andava a San Casciano per motivi personali. Quindi era libero dal servizio? Certo, sì. Andava da qualcuno a San Casciano che non aveva niente a che fare con la sua attività? Sì. Cose private? Sì, cose private. E cosa successe? Successe che, siccome era molto presto, anziché prendere la superstrada, ho preso la via degli Scopeti. Che lei conosceva già? Sì, ho fatto altre volte perché... Sempre per questi motivi privati? Sempre per motivi privati, sì. Mi piace la periferia di Firenze. Sì. E cosa avvenne? E mi sono fermato in questo piazzaletto, aiuola, non so come chiamarla, per soddisfare un bisogno personale. E sicché... Quel piazzaletto, scusi, ci vuol dire quale? Un piazzaletto dove era posteggiata una Golf e davanti alla Golf era installata una tenda che era chiusa e che probabilmente aveva delle persone dentro. Prego, vada avanti con il racconto. Sicché quando sono arrivato sul piazzaletto, che è situato al di sopra della strada, per arrivarci bisogna prendere un viottolino sulla destra. Posso mostrare una foto aerea che dà l'idea, presidente, del luogo alla perfezione? Magari dopo. Ci sta parlando del piazzaletto, una via rialzata, così facciamo prima, perché poi ci indica qualcosa. È una foto presa dall'aereo. Vediamo se... Ovviamente non è fatta il giorno dopo l'omicidio, assolutamente. Vuol vedere se le ricorda la zona o vista così non le dice niente. Sì, il piazzaletto è quello lì. Prego, vada avanti col racconto, così poi se le serve per indicare qualcosa, lì c'è quella immagine vista dall'alto. Sì, in effetti il piazzale non è completamente aperto, ma è diviso da degli arbusti che sono bassi e non sono alti. Lei si fermò in quel piazzaletto lì? No, ho fatto manovra e sono tornato giù. Ecco, vuole indicare allora lei come si è posizionato? Ha fatto manovra con la macchina, se non capisco male. Sì, ho fatto manovra con la macchina davanti la tenda e l'altra macchina, che era posteggiata in fondo. Grosso modo dove si vede una macchina ora? Perfetto, sì. Ecco, che non è stata presa il giorno del... Sì, va bene. È successivo. Abbiamo capito. Bene. Lei ha fatto manovra lì dove è quella macchina e poi... Sì, dove è quella macchina e sono ritornato in giù verso la discesa. Sì, dove sembra una persona lì.
Sì, mi sono posteggiato in questo punto da quest'altra parte della strada. Ci può spiegare rispetto a dov'è la persona, dove si è posteggiata? Da quest'altro punto? Bene. Un pochino più in giù. Sì, all'incirca lì. C'è anche, sembra, un po' più un'apertura. Lì. Ecco, rispetto a quella persona, però un po' più verso la strada, sulla sinistra. Dove è ora la penna? Sì. Grosso modo. Grosso modo lì, sì. Bene. A una ventina di metri alla strada carrozzabile. Sì. No? Bene. E poi? E lì mi sono fermato a leggere il giornale perché ho visto che ancora era molto presto per andare a trovare questa persona che conosco. Lei aveva un appuntamento a San Casciano? No, non avevo un appuntamento. Voleva andarla a trovare? Voleva andarla a trovare. E come mai era come mai era molto presto? Che ore erano? Avevo fatto già quella strada, ho detto prima, perché ero in anticipo. Ah. Era molto presto perché volevo arrivare verso mezzogiorno. Oh, ecco, benissimo. Mi sono fermato lì e mi sono messo a leggere il giornale. E, nel frattempo che io stavo lì, è sopraggiunta una macchina, una Lancia Delta di colore bianco, mi sembra di ricordare, con un ragazzo e una ragazza. Anche loro sono andati sul piazzaletto e probabilmente sono riscesi perché hanno visto anche loro l'altra macchina che era lì parcheggiata. E se ne sono riandati. E se ne sono andati via. Dopo poco sento arrivare un motorino che veniva da San Casciano in direzione Tavernuzze, Firenze. Cioè vuole indicare su quella strada che direzione... Dalla allarghiamola, destra... allarghiamola la foto, grazie. Più là, grazie. Dal lato destro andava verso sinistra. Bene, sì. Il destro è San Casciano, sinistra è Firenze. Sì. Andava in discesa. Andava in salita perché è proprio sul dosso l'inizio della stradetta. Quindi andava verso dove? Verso in giù, verso Firenze, Tavernuzze. Però in quel punto lì c'è un piccolo dosso. Ho capito. Al contrario. E c'era questo motorino. Sì, e procedeva lentamente con una persona sopra. E andava molto piano questo motorino e si guardava intorno a questo individuo che era sui 50 anni, mi sembrava di notare. E sicché quando è arrivato vicino al dosso che mi ha notato, lì fermo, si è fermato e dal lato destra della strada che procedeva ha accostato il motorino verso sinistra all'inizio del vialotto. E qui ha appoggiato il motorino vicino a un albero e si è inoltrato nei cespugli. Può mostrarci grosso modo il punto dove ha fermato questo motorino? Un pochino più avanti ancora, sulla sinistra. Cioè dove cominciano i doppi filari dei cipressi? Sì. Al limitare della strada asfaltata? Prima dell'ingresso, sì, del vialetto. Prima dell'ingresso del vialetto. Bene. Il motorino è rimasto davanti ai miei occhi, quindi lo vedevo bene. Bene. Poi? Si è inoltrato nella boscaglia. Questa boscaglia che vediamo qui? Sì, in basso. Questo? Sì, all'incirca credo che abbia fatto quel percorso che mi ha indicato. Lei l'ha visto che poi ricorreva la boscaglia? Sì, l'ho sentito, poi lo sentivo camminare. Bene. Lo sentivo muoversi e non mi ha dato l'idea che era uno che aveva bisogno di soddisfare un bisogno fisico. Vabbè. Perché innanzitutto non si sarebbe fermato dinanzi a me che c'era molto spazio. E si è inoltrato, mi ha dato piuttosto l'idea che cercasse forse una mia compagna, probabile che fosse all'interno del cespuglio di una mia probabile compagna. Se c'era una coppia era uscita un attimo. Mi ha dato così le ha dato l'impressione. Vabbè. Che fosse un guardone. Era una sua impressione. Vada avanti. Questa è una mia impressione. È una sua impressione. Vada avanti con cosa è successo. Mi ha dato questa impressione perché ha camminato per più di un quarto d'ora. Intorno a lei? E intorno a lei, nei dintorni. No, a lei dico... cosa ha fatto? Cioè? All'interno sempre, non era visibile da me. Io sentivo il morso. Nel bosco? Sì. Poi cosa ha fatto? E l'ho sentito che arrivava quasi all'altezza del piazzaletto. Dove era la tenda e la macchina? Dove era la tenda e la macchina. L'ha visto? No, non l'ho visto uscire fuori dalla boscaglia. Ma lo sentivo perché è una persona che mi ha infastidito in quanto... Era lì vicino a me, insomma. E cosa ha fatto quando era al piazzaletto? O all'altezza del piazzaletto? All'altezza del piazzaletto è tornato indietro. È stato lì o se n'è venuto subito? No, camminava molto lentamente, si muoveva molto lentamente. Cioè il tratto è breve, quindi ci ha impiegato un quarto d'ora, penso, all'incirca. Quindi andava
Molto lento. Nel sì. piazzaletto, scusi, non credo di aver capito, c'era qualcuno? Penso che all'interno della coppia ci fossero i due stranieri. All'interno della tenda? Della tenda, sì, ci fosse la coppia. Perché lei aveva sentito dei rumori? Come mai lo pensa? Lo penso perché c'era la tenda chiusa, c'erano, credo, delle scarpe fuori o qualcosa. Benissimo. Poi? E poi, dopo che questo signore è tornato fuori, ha ripreso il motorino e ha ripreso la strada, questa volta da dove proveniva, cioè verso San Casciano. È tornato nella stessa direzione da dove veniva? È tornato nella stessa direzione da dove venisse. Senta, di questo motorino ricorda qualcosa? Sì, era un motorino celeste. Di quelli senza targa? Di quelli senza targa, che io nella relazione ho scritto fosse un Gilera, però non Come è... Come mai scrisse Gilera, scusi? Perché avevo visto dei motorini uguali che erano lì in questura, sequestrati credo, che avevano all'incirca la stessa forma. E erano marca Gilera? Io non, sì, qualcuno marca Gilera, forse Beda, ma non è che li ho guardati molto, cioè che ci ho fatto molto caso e che me ne intenda di marca di motorini. Ricorda se aveva un particolare tipo di serbatoio? Che... Sì, aveva questo serbatoio che proviene, va dal manubrio ai pedali del motorino, una forma a goccia, una forma... Ricorda qualche se aveva un colore che a lei è rimasto impresso? È il celeste. Senta una cosa, e la persona ebbe modo, lei ci ha detto le sembrò uno di 50 anni, sì. ebbe modo di vederlo meglio o entrò subito nella boscaglia e lei non l'ha no, proprio visto? No, l'ho visto bene perché ci siamo anche guardati prima che lui entrasse nella boscaglia. Può descrivercelo meglio come lo vide allora o ha difficoltà nel ricordo? No, me lo ricordo abbastanza perché l'ho guardato anche perché credevo fosse una persona di mia conoscenza, in quanto quindi... somigliava a due persone che io conosco. Cioè, allora, dato questa somiglianza, ce la può raccontare la fisionomia? La fisionomia è di un uomo altezza 1,70, mi sembra, capelli brizzolati, pettinati all'indietro, e quello che ho notato è che lui aveva una camicia chiara a quadroni, a quadrettoni, un pantalone blu, mi ricordo, e aveva questo stomaco prominente e delle gambe abbastanza torte, che si notavano, sono le cose che mi sono rimaste più impresse. Un po' arcuate? Sì, un po' arcuate. Torte verso l'esterno? Sì. Le è stata mostrata poi qualche fotografia dalla polizia, sia di motorini che dai sì. suoi colleghi a questo punto? Sì, dai miei colleghi mi è stata mostrata quando appunto parlai col fatto con l'ispettore. Gliene parlò lei? Perché lei di questa relazione non ha mai più saputo niente. No, non ne ho mai saputo nulla. E poi ne ha parlato, diceva, con l'ispettore chi? Con l'ispettore Lamperi. Quando e come mai si è fatto avanti lei? Nell'ottobre-novembre scorso è capitato che facevo un corso di aggiornamento e abbiamo parlato anche di questi omicidi. E della relazione che lei aveva fatto? E della relazione che io avevo fatto. E l'ispettore mi ha detto che non ne sapeva nulla e che siamo scesi a cercarla e non l'ha mai trovata. Mi ha mostrato... L'ha trovata poi lui, ma sì. Le ha mostrato quindi? Una foto di questo signore. Di quale signore? Di questo signore che avevo visto, signor Pacciani mi ha mostrato. Ecco, una foto del signor Pacciani. Sì. E lei cosa gli ha detto all'ispettore Lamperi? E io gli ho detto che l'uomo somigliava a questo signore, mi ha mostrato una foto in cui questo signor Pacciani è circondato da altre persone, credo una festa. È la foto della festa dell'uva dell'83, quindi una foto di una decina d'anni fa. Sì. E lei ha detto all'ispettore Lamperi come fisionomia assomiglia sì. a quello che vidi io. Sì. Non ho altre domande, grazie. Signori avvocati di parte civile? Signori avvocati della difesa? Nulla. Senta, lei... è ancora in servizio, vero? Sì. Ha visto questa persona che entrava nel bosco e che camminava molto lentamente. Sì, si aggirava nel bosco come se cercasse qualcosa. Qualcosa anche per terra?
No, per terra no, di sicuro. Perché l'ha visto che non guardava per terra? No, non l'ho visto. E allora che perché non guardava no? per terra? Allora perché no? Certo. Ecco. Quindi poteva essere anche un cercatore di funghi, per esempio. O no? Non mi ha dato questa idea. Perché? Perché essendoci io lì, essendo un posto frequentato da coppiette, credo. E che vuol dire? Perché i funghi non possono nascere vicino a dove ci sono i posti delle coppiette. Certo, vabbè. E allora, siccome era un periodo di funghi, era un periodo dove c'erano esattamente un particolare tipo di arbusti, di alberi, e là era il periodo in cui si potevano anche cercare e trovare i funghi. È possibile questo? Questo è possibile. Se mi ricordo bene, non mi sembrava che fosse già iniziata la stagione delle piogge, però questo non sa. No, la stagione era finita. Era aveva in mano panieri, borse, qualche cosa? No, non aveva in mano nulla. Beh, Presidente, si può andare a funghi, ci vado anch'io anche se non è previsto. Lei è in contravvenzione. Siamo d'accordo, si può andare, ancora non è cominciato. Ma la stagione dei funghi non è ancora cominciata, Presidente. Sarei stato in contravvenzione, ma io vado col paniere, ma ci sono alcuni che vanno anche con la busta di plastica. Vanno, vedono, se c'è qualche cosa lo mettono dentro. Oh, al di là del fungo, lei però ha detto alcune cose che leggermente sono un po' diverse da quello che lei ha detto oggi. Perché innanzitutto non ha parlato di persona claudicante con le gambe così, quindi si adatta alla posizione del signor Pacciani oggi, questo suo ricordo. Ha detto claudicante, io non ho sentito. No, claudicante. Ah, ecco, allora non facciamo domande, perché il signore non ha detto claudicante. Cosa ha detto prima, scusa? Ciò che mi è rimasto impresso è che aveva le gambe... Però gli è rimasto impresso, però non l'ha segnato questo. Le gambe arcuate, ma non era claudicante. Ecco, perché detto. Quello che invece le è rimasto impresso, io lo leggo. Allora, ed è una sorta di contestazione. Anche quando sui giornali sono comparse... Dunque, il dirigente della squadra mobile, dottor Federico, dopo avermi consigliato di fare la relazione, mi disse che mi avrebbe fatto chiamare per mostrarmi foto di Guardoni della zona e Tavanelli, ma ciò non è avvenuto. Io poi sono rimasto alla Digos fino al settembre 91 e mai mi sono occupato di indagini, eccetera. Anche quando sui giornali sono comparse le prime notizie e le prime foto del Pacciani, quale indagato per i delitti del mostro, non ho fatto mente locale per cercare di ricordare se il Pacciani, come è raffigurato sui giornali, poteva essere la persona che avevo visto io nel settembre 85 e di cui parlo nella mia relazione. Quindi lei, nonostante tutto il clamore della gente, non fa mente locale il Pacciani. Io non ho proprio mai fatto una simile associazione. Primo perché sui giornali, almeno così mi sembra, spesso si era parlato di persone di essere il mostro diverse tra loro, e poi scagionate, ed in secondo luogo perché la persona che vidi io è descritta nella mia relazione come corporatura era più snella e appariva più alta rispetto alle foto del Pacciani pubblicate sul giornale. Questo l'ha detto lei? Sì, l'ho detto io perché vedo delle foto in bianco e nero sul giornale, non mi sembra. Poi non però le foto in bianco e nero ritraggono sempre le fattezze di una persona. Lei dice qua dopo due anni, addirittura dopo che è stato sentito dall'ispettore Lamperi, che è l'indagatore numero uno, anzi numero due dopo il dottor Perugini, di questa vicenda, lei dice che la persona era più snella e appariva più alta rispetto alle foto del Pacciani di adesso. Poi gli è stata mostrata una foto di 10 anni fa, ce l'ha detto. Leggiamolo che ho tutto. Visto adesso. Leggiamolo sì, tutto. Ma dico, lei non ha mai associato, io non ho proprio mai fatto una simile associazione fra Pacciani e quella persona che ha visto. Va letto per perché non ci pensavo. Io lo do tutto, così lo legge la Corte poi. Meno male. Ecco, poi lei ha detto un'altra cosa, che questo motorino, che era una gilera, non perché avesse una particolare esperienza in motorino, ma perché almeno così mi ricordo, nel giardino della questura c'era un motorino sequestrato e mi sembra fosse un gilera. Ricordo anche che mentre stendevo la relazione, io descrissi all'ispettore Mercaldo Domenico, che era con me alla Digos, e lui mi disse che poteva essere un gilera. Il colore era sicuramente un azzurro celestino sbiadito. Lo confermo, sì. Lo confermo. Oh. Ecco, poi lei non, praticamente in questo verbale non dice assolutamente di Pacciani, cioè non ribadisce in questa dichiarazione che poteva essere quella persona il Pacciani, ma dice che
Ovviamente dovrei vedere delle foto più chiare, non delle fotocopie per essere più sicuro. Devo aggiungere però che la persona che vidi io quel giorno la guardai bene e ce l'ho abbastanza impresso bene in mente, anche perché assomigliava sia ad un rappresentante che io conoscevo e che ora è morto, muoiono tutti, sia perché assomigliava al padre di un collega, anche lui morto, anche questo, sì. Ma è una fisionomia che comunque mi è rimasta impressa. Quindi lei fa riferimento non tanto al Pacciani, ma a questi due signori purtroppo ormai defunti, che le ricordavano le fattezze di questa persona. Che somigliavano al signor Pacciani. Somigliavano al signor Pacciani? Lei sì, avevano, cioè, quello che mi è rimasto impresso è che appunto somigliasse a questo. Io produco persona. Questa documentazione. Cioè, scusi, somigliavano non al signor Pacciani, somigliavano alla persona al signore che aveva la foto, certo, che mi hanno detto. Sì, chiedo che sia prodotta la copia con la foto che è stata mostrata. C'è la foto lì? No, ma ecco. C'è soltanto uno schizzo. Allora, siccome l'originale contiene anche la foto mostrata al signore, produco qui. Io quella originale con la foto originale. E c'è anche la foto del motorino perché si altre dà... Altre domande, quindi... Avvocato Bevacqua? No, Avvocato Fioravanti. Aveva visto mai lei il signor Pacciani? No. Di persona prima di oggi? Di persona prima di oggi no. Ecco, lei ha detto di aver visto una persona che lasciava un motorino celeste appoggiato ad una pianta e si inoltrava dentro il bosco. Sì. E camminava per più di un quarto d'ora. Sì. Lei come lo avvertiva che questo camminava per più di un quarto d'ora? Da come muoveva i piedi sull'erba secca, da come si muovevano gli arbusti, perché doveva spostare gli arbusti, c'era una vegetazione abbastanza fitta. Guardi, lui, lei conosce bene quella zona, cioè lei stava con la macchina sulla sinistra uscendo, cioè dopo che aveva fatto inversione, sì. Era sulla sinistra verso l'uscita della stradella. Sì. Ecco, quindi lei era all'inizio dello scosceso del bosco. Anche un po' dopo dell'inizio. Non va in pianura lì, nessuno, se lei l'ha guardato bene, quella zona vicino alla stradella non va in pianura, quindi era sullo scosceso. Questo è sceso giù, fin dove è arrivato? Lei l'ha guardato, l'ha visto? L'ho sentito, l'ho visto entrare, lo sentivo muovere. Quanti metri avrà fatto camminando? Ma si sarà spostato a 15-20 metri da me, non è andato molto in là. Quindi in un quarto d'ora... L'ho sentito anche molto vicino a me. In un quarto d'ora ha sentito pestare le foglie, i rami secchi, in un quarto d'ora e ha fatto 50-60 metri. Sì, all'incirca penso di sì. E questo signore che poi lei riconosce in quella foto che gli è stata mostrata dall'ispettore Lamperi, questo signore gli è stato mostrato direttamente quella foto, una foto sola o altre foto insieme a quello? Mi sono state mostrate due foto in cui io ho individuato questa persona, ho riconosciuto questa persona con quella E l'altra foto chi rappresentava? Una è rappresentante il signor Pacciani in primo piano e un'altra il signor Pacciani, come ho detto. Ah, due foto sempre di Pacciani? Una foto sola praticamente, quelle di Pacciani in due riprese. Ecco, in una delle due foto che gli sono state mostrate, Pacciani è a mezzo busto. Sì. Alla festa dell'uva. E sì, l'altra foto è tutto per intero? Una foto è in primo piano e l'altra foto è a mezzo busto. Tutte e due a si mezzo vede busto. Fino ai pantaloni. Tutte e due a mezzo busto. O meglio, una a mezzo... una in primo piano, il che sì, vuol dire... meno di mezzo busto in primo piano. In primo piano può essere anche la persona intera. Non gli è stata mai mostrata la persona intera su una foto di Pacciani? Fino alle gambe, sì. All'incirca, al tronco, comprese l'inizio. E qual era la foto che gli è stata mostrata fino alle gambe, quella della festa dell'uva? Questa è della festa che dite dell'uva, sì. Ma lei è sicuro di questo? Certo. Che ci sia una foto della festa dell'uva di Pacciani che si vedono le gambe? Si vede fino a questa altezza qui. Lei l'ha viste le foto della festa dell'uva?
Gliel'hanno fatte vedere? Ho visto queste due foto che mi hanno mostrato. Sono allegate al verbale, così leviamo ogni dubbio. Sì, sì, ma... Perché non gliele facciamo vedere così, via, togliamo il vino dai fiaschi. Facciamogli vedere le foto. Ce l'ha all'epoca. No, ce l'avete voi, noi abbiamo le fotocopie e delle allora foto. Lui le fotocopie non le vuole vedere. Qualche minuto, le dovrebbero essere in camera di consiglio. Sono in camera di consiglio. Andiamo avanti nel frattempo. Ecco, lei ha detto che ha visto fino alle ginocchia di Pacciani. Credo di aver visto fino alle ginocchia, questa foto lo ritrae in questa posizione. Quindi si vede lo stomaco prominente e accentuato. E come mai lei ha dichiarato cose diverse che poi ora vengono depositate, che era più snello, più alto della figura di Pacciani, di quella che lei riconosceva dai giornali o da altre cose? Come mai ha dichiarato delle ultime questo? Perché c'è, mi sembra una discreta differenza, un aumento di peso, anche una fisionomia diversa anche nel viso. Ma lei ha visto un camicione a quadri, a grossi quadri? Una camicia, non un camicione. Una camicia a grossi quadri? Sì. Uno stomaco molto grosso? Sì. E poi ha descritto diversamente nella sua relazione o nelle dichiarazioni fatte? Non sono stato forse particolarmente preciso, ma mi sembra di aver espresso quello che avevo visto. Ho visto anche in volto la persona, perché per guardarci bisogna guardarsi nel viso. Non sta a me a dirlo, ma era meglio se era preciso. Ecco, è stato preciso per la verità, Presidente, della relazione di servizio del 19.85, ce l'ho qua. Sì. Lei dice che alle ore 10.30 circa di sabato 7 settembre, io sottoscritto questa mattina, ha preso la notizia che in località Scopete era stata uccisa una coppia, eccetera. Alle ore 10.30 di sabato 7 settembre, corrente mese, con la mia auto mi sono recato a San Casciano Val di Pesa e comincia a parlare di questo, vicino agli Arracrisna, eccetera. Visto ciò ho fatto inversione di marcia, mi sono fermato più sotto sulla stradina sterrata, sono andato nel cespuglio, ho soddisfatto i miei bisogni, quindi poiché c'era bel tempo mi sono messo in macchina a leggere. Io sono tollerante, ma ora qui, capito, se no si sovverte completamente, gli leggiamo, lei ha detto questo e poi allora... Gli leggiamo il verbale, facciamoglielo confermare. Ecco, allora ha ragione Presidente, chiedo scusa, mi perdoni. No, carissimo. Lei ha detto, io le contesto una circostanza, nella relazione di servizio che lei ha fatto... ha dato delle indicazioni abbastanza diverse, cioè molto riduttive in ordine alle fattezze di questa persona, però un particolare abbastanza preciso ed è questo lo posso leggere Presidente? Ad un tratto ho visto un uomo sui 50 anni, corporatura robusta, capelli grigi, lisci. Io ho detto brizzolate per dire bianche e nere, forse grigi, non ho detto no, il termine io liscio. Ho detto grigi è il colore. Sì. Lisci è l'andatura, il modo, capito? La pettinatura. La pettinatura. Indossava una camicia celeste a quadretti chiari. Poi, mentre oggi ha detto, e non dice più altro di questa persona, comunque io lo produco dalla corte se Speravo vuole. Speravo di essere risentito nei giorni successivi e di essere più preciso. Oh, cosa poi lei si dimentica di tutto perché nessuno le domanda più nulla. Non è che ho mai dimenticato nulla. Non ho mai avuto modo di rinteressarmi del fatto, di parlarne con persone competenti, credo. Competente. Ma anche lei è competente, perché lei è un... Sì, sì, cioè... Era della Digos. Certo, quindi... sì, ma non mi interessavo di delinquenziare. Okay. Ma insomma, capisci, omicidio. L'ho notato muoversi nei cespugli per circa 5 minuti, disse allora. Ora sono diventato un quarto d'ora. 5 minuti. Dopodiché se n'è andato in direzione di Tavernuzze. No, chiedo scusa Presidente, perché si allarga... va bene Avvocato, via su, 5.15, non c'è mica l'orologio, su questo... Signori, questi non sono contraddizioni, se mi dice i capelli lisci, quello può essere un discorso. Ora, vediamo che cosa intende lui per capelli lisci. Ha detto all'indietro intanto, vediamo se... Va bene. Qualcuno gli fa la domanda, se no gliela faccio io. 10 metri, no, erano 15, via. Cambia poco. No, su questo guardate, non... gioca il processo. O c'era o non c'era. Io devo difendere. Perdiamo solo tempo, sì Avvocato, ma capito? Questo lo dico anche al pubblico ministero, perché tanto ora tocca a lei, domani al pubblico ministero. Capito? Il processo non è qui. Capelli lisci questo. Vabbè. Io produco poi questo documento appena. Certo. Grazie.
L'ultima domanda, allora, nella foto che le fu mostrata successivamente di questa persona a mezzo busto o nel modo che ci ha descritto, la persona aveva i capelli lisci o aveva i capelli come se l'hai ricordati lei? Aveva i capelli lisci come me li sono ricordato io. Ecco, lei ricorda persona con capelli lisci esattamente come la persona che vede nella foto che le è stata mostrata. Per lei quelli sono i capelli lisci. Facciamola ammettere dal presidente. Avvocato, se vuole venire al posto mio. Io mi sposto. Dunque, allora, domandiamo per esempio al teste. Lei ha i capelli lisci secondo lei o no? No, io ce li ho ricci. Ce li ho ricci. Oh, allora. Grazie, presidente. Quindi. Abbiamo la foto, famosa. Vediamo questa foto. Ora, presidente, ora la possiamo sullo schermo. Così vediamo. Mettiamola sullo schermo, per favore. È mezze gambe più che mezzo busto. Quello deve vedere sparare e uccidere. Questo è fatto fondamentale. Quello lo portiamo nei prossimi giorni. Se no non c'è soddisfazione. Che viene a farsi ladri. Le fu mostrata quella foto, no? Le fu mostrata questa foto, che è dell'83, tutti lo sappiamo, la famosa festa dell'uva dell'83. Dell'83. È liscio proprio, cioè. Lei credette di riconoscere in questa persona quella che ho visto? Quella che ho visto. Ora mi pare. Sì, per i capelli lisci. Ecco, ora mi pare, non voglio anticipare giudizi, ma i capelli non mi paiono precisamente lisci. Per resto il Pacciani ce li ha così anche adesso. Cioè mi sembrano anche quelli, chiamiamoli ondulati, non sì, so come, leggermente, crespati. Da Rodolfo sì. Valentino non come volete. Ho interpretato lisci per dire pettinati all'indietro, cioè non erano proprio dritti, sì. A spazzola volevo intendere. Comunque dei capelli lisci, pettinati, no, non pettinati lisci all'indietro, come i miei. Altre domande, signori? Nessuna, grazie. Avvocato Colao, che dice? Prego, scusi, lei in occasione di altri episodi che le sono capitati, anche non essendo investito direttamente di incarichi di polizia, ha fatto delle relazioni ai suoi superiori? Non so se ne sono capitati altri episodi. Sì, ho fatto altre relazioni ai miei superiori di fatti che mi sono capitati, anche personali. Che mi possono essere capitati anche stando in ferie, quando ero in vacanza. Ecco, quindi mi è capitato un fatto quando ero in vacanza di avere una discussione con un proprietario di albergo e con un proprietario di ristoratore. E in virtù del fatto, siccome sono un poliziotto, ho preferito riferirlo al mio superiore. Bene, grazie. Una cosa ancora. Lei ha visto l'uomo che si allontanava, no? Ha detto che ha visto l'uomo che si allontanava. Sì. Ecco, bene. Ha notato la camminatura? Se la dovesse precisare. Che andatura aveva? Un'andatura spedita? Che andatura aveva? Ognuno di noi abbiamo un'andatura. No, non era un'andatura spedita. Era un'andatura tranquilla. Normale? Normale. Lei non notò una caratteristica? Non l'ho visto molto camminare perché ha posato il motorino e poi è entrato nel bosco. Bene, grazie. Nessun'altra domanda? Può andare, grazie, buongiorno. Prego, buongiorno.